striscia settimanale di approfondimento sportivo in collaborazione con Sport di Più Magazine e Centri Giovanili Don Mazzi. Supplemento di RCS Info. Rubrica offerta da... Da Boscaini Scarpe trovi le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori, borse e valigie. Boscaini Scarpe, aperti 7 su 7 nei punti vendita di Sona, Settimo, Santa Maria di Negrar, Costermano, Villafranca, Porto Mantovano e Legnago. Scopri le collezioni su boscainiscarpe.it e seguici anche su Instagram. Boscaini Scarpe. Bentornati insieme con RCS Informa, Radio RCS, l'onda veronese. È partita alle 11.32, una nuova puntata di Colazione con, e allora do il benvenuto e il buongiorno ad Alberto Cristani, direttore di Sport di Più Magazine. Ben ritrovato Alberto. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri video spettatori. Siamo una location un po' bucolica qui dietro, no? Vedo e c'è anche un ospite ovviamente che è già con noi, che in realtà è al tuo fianco, ma svegliamo subito fuori onda. Svegliamo il segreto. Siamo al Bosco Mantico, ristorante di Verona, e siamo qui in attesa dell'inizio della presentazione ufficiale del Chievo Women 2023-2024, e qui al mio fianco c'è Alice Bianchini, che è la presidente appunto del Chievo Women, alla quale io darei subito un benvenuto e poi lascerei a te e Andrea lo spazio per farle qualche domanda. Bene, intanto buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti voi, grazie mille dell'invito. Dunque, una presentazione quest'oggi che si sviluppa in che modo, cosa avete in programma? Sì, diciamo che abbiamo voluto oggi presentare la squadra, che è totalmente cambiata, e lo staff tecnico pure, e poi anche presentare un po' quali sono i nostri partners di questa nuova stagione. Quindi avremo una sorta di presentazione generale della squadra e poi un momento conviviale dove appunto ci sarà un piccolo B2B, ecco. Ecco, un'occasione per presentare una squadra che sino a qui, se non sbaglio, ha giocato 9 gare di campionato? No, 8 con quella di ieri. Con quella di ieri sono 8, ecco. HND Chievo Women, che in queste 8 gare allora ha raggiunto quali risultati? Siamo a metà classifica all'incirca al momento. Sì, al momento siamo a metà classifica, diciamo che siamo molto contenti delle ragazze, anche perché essendo un gruppo nuovo tutti noi sappiamo che ci vuole un po' di tempo per far sì che tutte si amalghino bene. E quindi vi dico la verità, siamo molto contenti di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto, anche perché abbiamo una storia di ben più di 25 anni di calcio femminile, quindi siamo molto, molto orgogliosi di essere arrivati fino a qui. Assolutamente, con una stagione dunque un po' da mettere tutta alla prova, no? Rispetto alle premesse, viste le tante novità che ci sono appena state accennate, cosa in particolare è cambiato e quanto tempo ci è voluto dal punto di vista della società e della dirigenza per trovare appunto una nuova amalgama e per iniziare a vedere che la squadra stava effettivamente costruendosi e ottenendo risultati? Ma le ragazze è da agosto che stanno iniziando a lavorare insieme, quindi ormai adesso siamo a fine novembre, quindi sono 4 mesi che sono sempre insieme, costantemente, vivono anche insieme. Non tutti lo sanno, ma l'avevamo già detto, che la nostra prima squadra si allena a Cittadella, che è una nostra società affiliata, con il Vicenza Calcio Femminile, e quindi diciamo che abbiamo optato di intraprendere questo percorso quest'anno, uno anche per problematiche logistiche, perché a Verona abbiamo avuto difficoltà a trovare dei campi per poter allenare una Serie B, diciamo siamo ancora dilettanti, ma la federazione chiede il professionismo a tutti gli effetti, quindi noi ci definiamo professionisti a tutti gli effetti, e quindi abbiamo optato per andare a Cittadella. Che dire, diciamo, ovviamente all'inizio è stato difficile perché realtà completamente nuova, realtà dico struttura della prima squadra nuova, esatto. Come società diciamo l'organigramma è rimasto sempre quello, abbiamo
appunto aggiunto delle figure nuove che secondo noi ad oggi sono importanti avere, un direttore commerciale marketing, Simone Salizzoni, e anche altre tante figure, per cercare di creare sia all'interno della società di dare una comunicazione importante, cioè di dare una visione importante di questa società che vuole crescere e che vuole creare un qualcosa di unico, perché noi siamo una società cioè femminile a tutti gli effetti, punto. Non abbiamo un maschile dietro, ci siamo solo noi. Questi mi sembrano tutti elementi che sono estremamente significativi e chiari rispetto ad una consapevolezza, no, di ciò che è necessario per un gruppo sportivo, una società sportiva in generale, nello specifico in un movimento femminile sempre più in crescita, e che immagino vi porti a voler essere il più possibile in linea con altri modelli, tanto italiani quanto stranieri. Sappiamo che al di fuori dei confini dell'Italia il calcio femminile a un livello non solo di gioco ma proprio di movimento sicuramente più significativo. Alberto, da questo punto di vista, con la nostra ospite ovviamente rimaniamo principalmente nel contesto del Chievo Verona, ma lo facciamo con collegamenti che vanno anche ad altri temi classici della nostra trasmissione. Assolutamente sì. Beh, intanto mi piace segnare, no, questa cosa, questo legame che c'è con Alice, che ormai è da tanto che ci conosciamo, qualcosa abbiamo già fatto, però quest'anno con Alice stiamo intraprendendo anche un percorso legato a dare visibilità al mondo dello sport femminile, e quindi con i centri giovanili di Don Mazzi c'è questo legame, questa sinergia per quanto riguarda il progetto Indomita, che è quello proprio, quel progetto che mira a dare visibilità allo sport femminile. In tal senso, il 25 novembre, questo weekend, ci sono tutte queste manifestazioni per sensibilizzare su questa pratica che è la violenza sulle donne. Noi come Centri Giovanili daremo visibilità allo sport femminile e poi cercheremo di legare a questo progetto tutto quello che è l'universo femminile, e quindi il Chievo Women in questo caso è un ambasciatore di questo progetto. Credo che Alice, insomma, mi ricordo ancora un anno fa, ci ha dato subito l'ok, e questo è un segnale molto molto importante. Ecco, dal punto di vista di quella che è la società, allora, HD Chievo Women, una, non direi una giornata, ma comunque più in generale la necessità, ecco, di dare il valore ad ogni iniziativa che possa servire quotidianamente, insomma, in ogni occasione, rendere migliore, ecco, il rapporto fra donne e uomini anche nello sport, direi, perché guarda, porto un'esperienza personale che forse può dare anche un po' uno spunto ulteriore di riflessione tutti e tre assieme. Con la fine della scorsa settimana, da allenatore di giovani ragazzini, insomma esordienti nel calcio, ho affrontato in campionato una squadra femminile, c'erano ragazze, come normale che sia, con un paio di anni in più, e notavo nei ragazzini una sensazione, no, di piccolo straniamento, di bizzarria, solo iniziale però, perché poi una volta in campo è il gioco che conta, è lo sport, esatto, che emerge e non fa alcuna differenza. Da questo punto di vista contano i valori dello sport che prescindono dal genere di appartenenza. Esatto. Assolutamente sì. Senti Andrea, io, siccome è arrivato qua all'ufficio stampa del Chievo Women e ci ha fatto quattro segnacci, nel senso che adesso sta per iniziare la presentazione ufficiale, allora io sia mai saluterei Alice. Sì. La grazie mille. Grazie Alice Bianchini. E poi ci hanno promesso, grazie, che arriverà o il capitano o il mister, quindi continueremo. Benissimo. Grazie mille. Grazie. Buona giornata. Grazie. Buona giornata. Allora, intanto, mentre aspettiamo il capitano, io chiamerei qui un attimo Giovanni Mazzi, sempre al mio fianco, perché riprendiamo un attimo il discorso, certo, Indomita. Eccolo qui Giovanni. Eccolo, buongiorno Giovanni. Ben ritrovato. Allora, Giovanni Mazzi. Vai, Alberto. Indomita, si diceva, questo progetto per dare visibilità allo sport femminile, non per andare ad analizzare le tematiche specifiche, ma per dare una cassa di risonanza a questo mondo dello sport femminile. Certo, noi siamo dell'idea che le donne abbiano un ruolo fondamentale nella nostra società, e quindi
perché non poter combattere assieme con loro le battaglie e far sì che loro siano testimoni dei cambiamenti che vogliono che vengano fatti. Quindi Indomita è questo e tante altre cose che abbiamo in mente e un po' per volta ve le diremo. Ecco, torniamo allora a descrivere, no? Perdonami Alberto, torniamo a descrivere allora in sintesi il progetto, così lo ricordiamo anche stamane. Il progetto prevede che si iscrivano queste società o questi individui, queste ragazze che fanno sport, e abbiamo l'idea pian pianino di raccogliere e di riuscire a fare un grande evento di fotografie che giri per l'Italia, insomma. Sarà una mostra molto molto importante, perché comunque sono tante le squadre che hanno deciso di partecipare al nostro evento, e questa possibilità qua è quella di veramente dare l'opportunità alle ragazze di mettersi in mostra ancora di più, e quindi ben venga un'idea così da parte nostra. Senz'altro. Alberto, abbiamo ancora un paio di minuti prima di una pausa, sì. Come possiamo approfondire ulteriormente il tema? Allora, con l'ABC dello sportivo, e qui è l'altro approfondimento, noi andiamo nelle scuole e abbiamo visto che di fatto, parlando ai ragazzi di sport, va da sé che poi andiamo a parlare anche dello sport femminile, quindi c'è il link in automatico. Perciò ABC dello sportivo e Indomita sono due progetti che vanno paralleli ma anche insieme, perché ormai ci vediamo, soprattutto i ragazzi hanno capito che non c'è distinzione veramente nello sport, non c'è uno sport femminile e uno sport maschile, lo sport è sport, punto. E quindi è veramente un universo unico che abbraccia tutti e che abbraccia anche ragazzi e ragazze con disabilità. Quindi veramente ci stiamo avvicinando sempre di più a quel punto di congiunzione che da tanto cerchiamo, ma che veramente ormai lo vediamo all'orizzonte, e grazie alla sensibilità dei ragazzi e di tutte anche quelle persone che credono a questi progetti, veramente stiamo facendo dei passi importanti e direi ci stiamo avvicinando sempre di più, come dicevo prima, a questa veramente situazione di ottimizzare lo sport e il mondo del maschile e del femminile. Grazie Alberto, allora tornerei per salutarlo anche al presidente Mazzi, al quale chiedo dunque davvero in una battuta un passaggio relativo alle prossime iniziative che riguardino appunto questi progetti. La prospettiva, ci diceva, è un grande evento. Ma il grande evento è ancora da organizzare, perché comunque stiamo raccogliendo adesso le iscrizioni e il materiale. E pensiamo che per la primavera possa essere pronto. Intanto domani siamo a Marzabotto in provincia di Parma con l'ABC dello sportivo, un'altra manifestazione importante che abbiamo. Incontreremo le scuole medie del paese e diciamo che questo è l'evento più importante che abbiamo per l'ABC dello sportivo. Stiamo organizzando poi per il 12 di dicembre una grande festa con un aperitivo dei centri giovanili, per ringraziare tutte le scuole sportive che stanno con noi, perché va bene tutto, però alla fine anche ringraziare, farci gli auguri è una cosa molto importante. Bene, allora, tema di ringraziamenti, grazie ovviamente a Giovanni Mazzi, presidente dei centri giovanili di Don Mazzi, per essere stato con noi questa mattina. Alberto, ci prendiamo una breve pausa e fra un paio di minuti torniamo insieme dalla presentazione del Chievo Women. Perfetto. E siamo nuovamente insieme con RCS Informa Colazione con la rubrica che lunedì ci porta alla scoperta sempre più ampia e approfondita dello sport del veronese, con grande attenzione al sociale. E dunque, insieme ad Alberto Cristani, ora abbiamo anche Roberta Pighi, capitano dell'HD Chievo Women. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie per essere con noi. Allora Alberto, una calciatrice particolarmente significativa per la squadra che viene presentata quest'oggi, ne parlavamo prima con la presidente, un campionato sinora di alti e bassi, di metà classifica, ma che sta consolidando un gruppo nuovo che quindi aveva bisogno di tempo per rodarsi.
da fuori ci è stato detto appunto dalla presidente qual è la sensazione, dall'interno invece del campo chiediamo a Roberta Picchi come vi trovate, state crescendo, la squadra si trova meglio, le ragazze stanno trovando effettivamente un'amalgama, una sinergia che vi permette maggiori risultati? Sì, innanzitutto penso che unire 30 ragazze completamente nuove non sia facile e immediato, penso che ci voglia comunque un po' di pazienza e fiducia, soprattutto fiducia, perché sono mesi di conoscenza alla fine questi, sono mesi in cui appunto tra staff e ragazze abbiamo avuto la necessità di conoscersi, quindi penso che anche in campo anche questo debba rendere poi magari alla lunga in maniera migliore. Adesso noi stiamo lavorando comunque con serenità, lavoriamo molto, abbiamo uno staff comunque competente e noi siamo lì ogni mattina per dare il nostro e appunto pian piano ci stiamo conoscendo e penso che darà i suoi frutti. Ecco Roberta Picchi. Sì, Andrea, posso dire una cosa? Certo, Alberto, pure. Allora, la crescita della squadra che, come diceva Roberta, passa da tante situazioni, tanti momenti di crescita come gruppo, come singole, anche perché le singole devono inserirsi in questo contesto, ma si nota anche da quello che sta succedendo oggi qui, nel senso un'organizzazione, un evento di presentazione della squadra organizzato con molta competenza, con figure professionali di qualità. Beh, insomma, fa capire che quest'anno Chievo Women al di là dell'aspetto di campo vuole crescere anche a livello di visibilità, perché come diceva prima Alice c'è ancora bisogno di visibilità, c'è ancora bisogno di imporre l'immagine, che non è facile perché Verona è una città con tanto sport e quindi bisogna trovarsi la nicchia giusta, ma al di là di tutto anche a livello nazionale Chievo Women sta facendo veramente qualcosa di importante. Sì, assolutamente, sono d'accordo, nel senso che penso che anche a livello generale anche il movimento debba essere anche spinto per comunque aumentare visibilità eccetera. Noi siamo una società che a nome mio della squadra ringraziamo perché comunque ci permette di fare questo come lavoro e è importante, nel senso che in questi livelli di Serie B è fondamentale questa cosa qua, è fondamentale che la società sia comunque presente e qua c'è. Assolutamente. Una curiosità, le gare in casa del Chievo Women sono al Synergy Stadium di Via Sogare, confermi Roberto? Sì. È un campo che indegnamente calco anch'io durante l'anno in altra categoria, almeno quando affrontiamo le squadre che giocano lì. È uno stadio però con un bel ambiente che sicuramente può aiutare o mettere soggezione. Questo è il collegamento, il link, diciamo, per chiedere invece della situazione campi in generale. Le partite che disputate, Roberta, come vengono caratterizzate per l'ambiente e le strutture che incontrate e che danno un po' il polso, no, del livello anche da questo punto di vista, che non è secondario, secondo me, sia come ambiente che come qualità del terreno di gioco per... intanto Synergy è un sintetico, quindi aiuta in un certo senso o mette in difficoltà nell'altro. Insomma, una riflessione sull'aspetto proprio dei campi su cui si gioca. Ma io penso che comunque, anche essendo appunto una Serie B, le strutture adesso anche col passare degli anni si siano comunque sono migliorate, anche comunque lo stesso Synergy adesso, cioè, secondo me è un campo bellissimo, cioè, a livello di manto che a livello comunque di struttura, di spogliatoi, di tribuna. Ieri abbiamo giocato contro la Lazio e entri in comunque dei centri importanti, e secondo me questo per il calcio femminile è un buon punto di partenza comunque. Ma sì, direi che poi tenendo presente che fino a qualche anno fa, una decina d'anni fa più o meno, il Synergy Stadium, fin quando non si chiamava ancora Synergy Stadium, era quasi in stato di abbandono, bisogna dire che lo sport femminile, in questo caso il calcio femminile, ha dato anche una nuova vita a una struttura che veramente merita, e a questo punto io lo chiamerei, mi permetterei di chiamarlo quasi lo stadio del calcio femminile veronese. Ah, non c'è dubbio. Esatto. Giocate voi, giocate l'Ellas. Quindi
è un po' come Milan-Inter, abbiamo lo stesso stadio e ce lo dividiamo, ecco. Sì. Sarebbe bello poi un giorno riproporre il lago in Serie A, cioè ci pensate che questo? Si lavora per arrivare lì, ovviamente, no? Prima, esatto, prima che ci arrivino i ragazzi, soprattutto, sarebbe molto interessante. Esatto. Comunque, vi confermo che entrare in quella struttura significa entrare nella vostra casa, nelle vostre case, insomma, e quindi si sente che la presenza è sempre più chiara, sempre significativa, anche per la scelta che è stata fatta proprio di allestimento delle strutture, che negli anni ho visto migliorare. A volte bastano davvero dei dettagli, no? Sono d'accordo. Ecco, i simboli, le foto, sapere che entri in casa di qualcuno, quindi ci vuole quel rispetto specifico che anche in maniera un po' indiretta aiuta anche a percepire diversamente, in maniera molto più corretta, oltretutto e profonda, il senso di essere nella casa di una squadra di calcio, e questo è ovviamente anche per il Chievo e il Verona, la casa del Synergy Stadium. Alberto, siamo quasi in chiusura, c'è un'ultima curiosità, magari in vista della puntata. Allora, velocemente, perché abbiamo sempre qua l'ufficio stampa. Ma anche, abbiamo anche la nostra regia, ricordatelo. Ricordati che abbiamo anche la nostra regia, che non manca. Quest'anno. Oggi saremo bravi, sicuramente. No, la mia curiosità è quello che dicevi te, i particolari, quindi l'aspetto femminile, e quindi anche lì torniamo al discorso che facciamo prima con Alice, l'importanza di portare allo stesso piano del maschile quello che è tutto quello che è il movimento sportivo femminile. Anche questo è un impegno che vi prendete voi, ma ci prendiamo anche noi, che non siamo solo uomini cattivi, ci sono anche uomini buoni, e quindi anche noi dobbiamo prenderci questa responsabilità. No, ma ripeto, siamo comunque in una società, in realtà, che ci aiuta comunque, non è scontato, visto che penso che comunque anche a livello economico l'impegno sia importante, e penso che siamo ancora un po' lontani diciamo arrivare a livello del maschile, ma questo non qua in generale, però bisogna apprezzare appunto chi ci mette del suo per cercare di dare tutto quello che ha e di fare le cose fatte bene, che questo è l'importante. Sì. Io saluterei Roberta, perché sennò veramente qua ci cacciano fuori, ce la portano via di peso. Intanto Roberta, grazie mille, buona presentazione a voi, grazie. Grazie allora a Roberta Pichi, capitano di Chievo Women, salutando lei in realtà salutiamo anche i nostri spettatori e ascoltatori, perché Alberto siamo in chiusura. Oggi siamo stati bravi. Direi di sì, non roviniamo tutto in conclusione, esatto. ma abbiamo tutto il tempo con calma per i saluti e per ricordare l'appuntamento Colazione con la settimana prossima, lunedì. Sì, settimana prossima, lunedì, abbiamo già qualche ospite, però non voglio spoilerarlo. No. Lo presenteremo durante la settimana sui nostri social, esatto. Okay. E potremmo riprendere anche qualche altra giocatrice del Chievo Women, perché sarebbe una bella cosa avere una presenza fissa ogni settimana. Ne parleremo con l'ufficio stampa, che adesso veramente ci spara. Benissimo, mantieni buoni rapporti, ci servono buoni assolutamente rapporti, sì, mi raccomando. Assolutamente sì. E buona presentazione, Alberto Cristani, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie Andrea. E grazie ancora a Chievo Women. Buona giornata a tutti e a tutti da Andrea Diani, noi ci risentiamo domani mattina, 10.35 circa, come sempre, sulle frequenze di Radio RCS Londa Veronese con RCS Informa. Colazione con Striscia, settimanale di approfondimento sportivo in collaborazione con Sport più Magazine e Centri Giovanili Don Mazzi, supplemento di RCS Informa. Questa rubrica vi è stata offerta da Boscaini Scarpe. Trovi le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori, borse e valigie. Boscaini Scarpe, aperti 7 su 7 nei punti vendita di Sona, Settimo, Santa Maria di Negrar, Costermano, Villa Franca, Porto Mantovano e Legnago. Scopri le collezioni su boscainiscarpe.it e seguici anche su Instagram.